Sì, un attimino. Va, siamo diretti? Ci siamo? Allora, vigilia di Viterbese Ternana, una partita molto sentita sia sul fronte avversario che su quello di Viterbo. Comunque, siamo col mister Roberto Taurino che ha preparato la grande questa partita e c'è subito la prima domanda per lei, mister. Preparata la grande, la vediamo domani. Mister, io so, insomma, lei è qua da poco, ma lo sa che per Viterbo questa è la partita? Glielo hanno detto, cioè i ragazzi lo sanno che questa è la partita? Sì, sì, no, i ragazzi lo sanno, anche perché ci sono diversi che sono qui da più di un anno, quindi conoscono già quello che sono le storie dietro questa partita e quanto ci tenga tutta la città. E, al di là della rivalità sportiva che è giusto che ci sia e che, come dire, mette anche quella giusta passione e quel giusto sale in quello che è uno sport popolare come il calcio, la cosa importante è che per noi è una partita importante soprattutto per i punti e per continuare nel nostro percorso di crescita. Siamo consapevoli di incontrare una squadra forte, forte nella qualità dei giocatori, forte nella rosa, forte nei numeri che hanno fino adesso, perché 18 partite, 14 vittorie e 4 pareggi, miglior attacco, miglior difesa, insomma, in questo momento sembra di affrontare quasi un ostacolo che all'apparenza è insormontabile, però lo sport e il calcio insegnano che non c'è mai nulla di scontato, metterci l'anima, come sempre, con grande rispetto verso questa squadra, ma e con la voglia di voler sorprenderci, innanzitutto voler sorprendere noi stessi e volerci regalare soprattutto un'impresa, perché ripeto, nello sport le imprese esistono e il primo passo che bisogna fare è quello di crederci in un'impresa, quindi noi ci dobbiamo credere, dare l'anima e fare la miglior partita che è nelle nostre possibilità. Partita, mister, inutile sottolinearlo, è la più facile da preparare per voi quando si incontra un avversario così, nel senso non c'è, sì, bisogno di stimoli, di nulla. Diciamo sì, a livello motivazionale, diciamo, incontrare la prima della classe probabilmente già di per sé dà ai calciatori quello stimolo in più, quindi poi c'è da preparare l'aspetto più organizzativo, l'aspetto tattico, l'aspetto strategico, e quello quando si incontra una squadra forte vuol dire che bisogna curare ancora di più i dettagli, bisogna cercare soprattutto di limitare le loro grandi potenzialità senza però rinunciare ad offendere, senza rinunciare ad avere il coraggio per andare a fare una partita anche con personalità. A me sembra che un po' il punto forte, diciamo, della Ternana sia Falletti, che quest'anno tra gol e assist ha dato veramente il massimo. Come si affronta un giocatore del genere? Come si affronta? Indubbiamente Falletti è uno dei tanti, è uno dei tanti grandi giocatori, è vero che lui ha un trascorso anche in Serie A, quindi fa capire che la qualità del giocatore è altissima, però la Ternana non è solo Falletti, ripeto, i numeri in questo momento dicono tanto, una squadra che ha trovato un equilibrio in tutte e due le fasi, e che poi ovviamente sfrutta molto anche la grande qualità non solo di Falletti ma di tutti gli avanti, perché Partipilo sta facendo molto bene, Peralta entra al suo posto e a Castellammare rompe la partita, spacca la partita perché fa il gol del vantaggio, e di qua Furlan è un giocatore importante, all'occorrenza hanno Torromino, davanti hanno Vantaggiato che è anche un amico, però un giocatore, insomma, se iniziamo a citarli tutti sono tanti giocatori di qualità, però fortunatamente in campo si va 11-11 e quindi noi io penso che i ragazzi abbiano la voglia di giocarsi le loro carte, ripeto, con grande coraggio e con grande voglia, poi alla fine vedremo cosa ci saremo meritati. Buongiorno mister, sono Fiorani Maurizio di Gnotuscia. Per, sì, quanto riguarda praticamente il centrocampo, loro giocano con centrocampo con molti giocatori offensivi. Il fatto che loro soffrono molto i campi pesanti, ho notato, anche la partita di andata, noi nonostante abbiamo giocato con 70 minuti in 10 siamo riusciti a imbrigliarli facendo una grande partita. Secondo lei aspettarli sulla tre quarti
e con un grosso pressing e giocare tutto sulle ripartenze, perché loro in difesa hanno giocatori forti ma non velocissimi, potrebbe essere un'arma vincente? Sicuramente nell'arco della partita ci saranno dei momenti in cui succederà anche questo, perché le squadre forti ti portano ogni tanto ad abbassarti, quindi succederà anche che ci saranno delle fasi in cui dovremo essere belli compatti e pronti poi a sfruttare eventualmente ripartenze veloci, se abbiamo la possibilità di andare diretti o magari palleggiando e consolidando il possesso. E dipende da quello che è la situazione, il calcio sono tutte situazioni aperte, quindi la bravura di una squadra sta nel leggere i vari momenti della partita. E con loro hanno, è vero che hanno soprattutto gli esterni di grande qualità, però la differenza secondo me della Ternana di quest'anno da quella degli altri anni ed è il motivo per cui sta facendo questi risultati è che alla qualità non abbinano anche una grande predisposizione al sacrificio. Secondo me il grande lavoro che è stato fatto, perché la Ternana anche l'anno scorso era una squadra di grossa qualità, non si discostava molto da quella di quest'anno. Qualitativamente era lo stesso, una rosa che aveva qualità superiori per la categoria, però magari non avevano trovato questo equilibrio. Quest'anno sono stati bravi i giocatori, sicuramente l'allenatore ha dato uno spirito di un certo tipo, e se oggi la Ternana sta ottenendo questi risultati probabilmente è perché c'è il grande sacrificio. Quindi è vero che hanno i due davanti alla difesa che hanno qualità e quantità, e hanno i due esterni più Falletti, che è un giocatore che comunque sia si è calato bene nella categoria, è uno che aiuta anche la squadra in non possesso, quindi non ci dobbiamo aspettare sconti da parte loro faranno una partita battagliera come la dobbiamo fare noi, noi dobbiamo fare di tutto per far emergere le nostre qualità, che secondo me questa squadra piano piano sta tirando fuori. È ovvio che contro queste grandi squadre il segreto è sbagliare meno possibile, perché la loro grande forza è che al minimo errore ti puniscono e poi indirizzano le partite. Quindi contro queste squadre, anche quando la partita sembra in equilibrio, e loro sono capaci di romperla con una giocata. Ecco, noi dobbiamo essere bravi a essere sempre lucidi, a impattare forte, a essere aggressivi, a avere marcature preventive, a evitare di mandare loro nello spazio. Se faremo tutto questo avremo delle chance anche noi per ottenere il nostro risultato. No, dicevo mister, questa è una partita che tecnicamente è decisamente sbilanciata, no? Ha fatto i nomi che ha fatto, fanno rabbrividire. Come si combatte questo dislivello che c'è tecnico tra le due squadre? Perché tecnicamente la partita è difficilissima. Con una parola sola, secondo me, squadra, giocare da squadra. È normale che se tu porti la partita a giocare tutti i duelli individuali contro giocatori che hanno nel duello, nel dribbling, nell'inventiva la loro forza, è normale che puoi pagare qualcosa. Però se si è squadra in tutte le situazioni, ci si dà una mano, una volta un compagno mette una pezza all'errore dell'altro compagno, una volta si difende col raddoppio, una volta si riempie lo spazio. Bisogna essere squadra in tutte queste situazioni, senza però mai, 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 mai rinunciare alla voglia di andare a far male. Anche nei momenti di sofferenza, che secondo me ci saranno, il nostro unico obiettivo deve essere quello di recuperare palla da squadra, e poi con grande coraggio andare dall'altra parte, senza avere la paura di palleggiare anche davanti alla nostra area di rigore se serve, senza avere la paura di osare il dribbling, senza avere la paura di giocare una partita di calcio con coraggio. Questo deve essere il nostro approccio. Sì, Eleonora, no. Allora, l'ultima domanda che volevo fare. La Viterbese e la Rosa, a che punto è? So che c'è stato qualche problemino all'ultimo secondo, se siamo al completo. Sì, vediamo, abbiamo avuto qualche problemino, però vediamo di recuperare tutti in linea di massima. Dovremmo essere tutti a disposizione. E poi l'ultima, avrete studiato a Ternana da martedì, è una corazzata, ma probabilmente qualche piccola crepa anche le corazzate ce l'hanno. Bisogna saperlo individuare, senza dirlo ovviamente. Sì, no, ma nel calcio non esistono, ho detto l'altra volta, non esistono squadre imbattibili, come non esistono squadre cuscinetto con cui vai con la sigaretta in bocca e vai a vincere la partita. Le partite hanno tutta una storia e te le devi sudare tutte, anche quelle che poi a volte rendi semplici, te le devi comunque sudare. Questo è proprio, fa parte del mondo del calcio, secondo me. La Ternana, l'ho detto prima, è una buona squadra, fino adesso i numeri parlano dalla sua parte. Però all'interno delle partite ci sono stati anche momenti dove hanno sofferto,
faccio un esempio, a Monopoli, col Monopoli in casa, il Monopoli ha sbagliato due rigori. Tipo, mi sembra che ha segnato la fine. Sì, però per dire, è normale che in questo momento loro anche emotivamente, secondo me, hanno la grande capacità di portare tutti gli episodi a proprio favore, perché comunque una squadra che sbaglia due rigori in una partita, sai, non succede tutti i giorni. Ci vuole anche, quando si fanno queste grandi stagioni, è normale che ci vuole anche quel pizzico di fortuna, che secondo me però non è fortuna casuale, è una fortuna che ti vai a cercare. L'atteggiamento della Ternana fino ad oggi probabilmente li ha portati anche a portarsi dalla loro parte alcuni episodi, però parliamo di una squadra che, i numeri parlano chiaro, fino adesso è stata la migliore della classe indiscussa, okay? Questo non vuol dire che sia imbattibile, l'ho detto prima. Noi dobbiamo fare il massimo, dobbiamo uscire al campo orgogliosi per quello che abbiamo fatto. Poi il risultato è frutto anche di tanti singoli episodi, ma noi, quello che ho chiesto ai ragazzi, è di uscire a testa alta, a petto in fuori, orgogliosi di aver dato tutto in campo. Poi vediamo il risultato che ci saremo meritati. Bene, grazie mister.